Infatti non è la prima volta che si parla di questo tema. Non è la prima volta, ma diciamo in questa occasione lo facciamo in modo più ufficiale, diciamo, dove abbiamo già delle iniziative da parecchi anni che portiamo avanti, però questa sera, voglio dire, proprio per il tema dell'argomento della serata, per la presenza dei relatori, insomma, qui vorrei citare il dottor Giovanni Vietri, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitano, nonché della Fondazione Comunità Salernitana. Ecco, ed è proprio in questa veste che, dove noi praticamente come associazione ci proponiamo, anche perché la Fondazione di Comunità poi che cosa è in effetti? È una fondazione che accumula donazioni da parte di enti, da parte di privati, di singoli cittadini e li mette a sua volta a disposizione di associazioni o di quant'altro, insomma, in grado di elaborare progetti rivolti al sociale, di utilità sociale. Quindi noi in questa veste crediamo di avere le professionalità e un minimo di esperienza per poter operare in questo ambito. Il dottor Giovanni Vietri è il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana e della Fondazione della Comunità Salernitana, una fondazione che fa della solidarietà il suo credo e anche stasera il tema forte di questo incontro, dottore Vietri. Sì, la solidarietà nel senso attivo, nel senso di comunità, e quindi questo è l'elemento che differenzia una fondazione di comunità dal concetto più generale di solidarietà, cercare di donare agli altri per donare a sé, quindi una leggera differenza che però fa molta sostanza. E quanto è importante coniugare questi verbi dell'essere solidale in contesti anche periferici come questa sera qui a Padula? È molto più importante dei contesti urbani, credo, perché nei piccoli centri il senso di comunità è più spiccato, forse meno evidente, meno palese, ma è più spiccato. E quello è un grande punto di forza che invece nei centri urbani più grandi tendenzialmente si perde, quindi forse questo è il luogo più adatto di qualunque centro più urbano. Un campo, quello della solidarietà, che merita di essere ancora esplorato evidentemente, perché si è fatto tantissimo, ma ancora tanto evidentemente c'è da fare in questo versante, vero dottore Vietri? Sì, certamente, si è fatto parecchio, si fa parecchio, ma io direi nel senso tradizionale. Bisogna invece cercare di scuotere gli animi, quindi non più chiedere e basta, ma invece chiedere di far parte di un progetto comunitario e non soltanto chiedere una partecipazione a qualcosa di astratto che poi termina nel momento in cui comincia. E che contributo in tal senso può dare la fondazione che lei presiede? Ma la Fondazione della Comunità Salernitana ha questo scopo fondamentalmente, costruire una cassaforte per la comunità, un patrimonio che sia a garanzia del miglioramento della qualità della vita della comunità stessa, ma non soltanto attraverso una donazione monetaria, finanziaria, attraverso la partecipazione di quanti possono ritrovarsi e partecipare al bene comune insieme.